No, non ho sbagliato a montare i video. Praticamente ci siamo accorti. Per fortuna sono rimasto a dormire da Mirko, porca miseria. Che tirando l'acqua si allagava tutto sotto, ok? Praticamente era un vecchio tubo che ha già dato problemi in passato, che adesso si è crepato definitivamente. Allora si è andato in ferramenta, abbiamo preso i tubi nuovi, le fascette, così ho approfittato, ho cambiato le fascette di tutti i tubi, ho messo quelli in acciaio inox inossidabile e adesso torniamo di là. Sì, E lui guarda. quello famoso che Gian Michele gli aveva portato dietro quella volta, sì, perché diceva come si fa a mettere un tubo del genere così largo e adattarlo stringendolo a morte con una fascetta metallica. Manco prova accessi. Torna a sistemare. Sì, siccome i vicini magari non è ancora tanto abituati, in pigiama sì, ma so che qua parte sopra. Cioè, tipo è il contrario di quello che fanno con i lavori, no, tramite internet, no? Che si mettono la giacca e la cravatta sopra e sotto in braghe di pigiama. Il mio contrario. Anche perché, insomma, in fondo la mia divisa ufficiale è il pigiama e la sera a casa del pullman. Le puntine del mondo, Presents, l'ancestral toilette. La roba strana è che Mirko non vuole l'antibiotico che c'ho il sigaro di prima mattina. A parte che Mirko ha le dita tra mie dita, mi dice sempre no, mi ormai mi sono finito la bottiglia. Ah, vabbè. Eh sì, ma sì, per forza è tutto nuovo. Dopo ovviamente vedi stringendo fuori è comunque quello il tubo, quello interno, non più quello esterno pizzicato con la parte mancante al bordo. Eccezionale, un fiore a volta, pulmino, torna nuovo. Pensa che uno scherzando, no, ci aveva scritto che tipo mi costava manco star casa, ma costare magari no, però come rottura dei coglioni, quel sì. Dipende, forse se paragonato a una casa moderna di proprietà, no, quindi non in affitto, forse sì, mi conviene anche stare in tena a casa, quello forse sì, perché qua con pulmino abbiamo delle spese fisse. Solo di GPL 3 euro, hai capito? Però rottura dei coglioni, effettivamente c'ho i camper e che questo, insomma, Mirko, metà casa più che camper, no? Perché mi hai visto il water, se è un water da casa, i tubi, se tubi con i controcoglioni, attacchi in acciaio e tutto, però insomma. Ma te vuoi trovo presente la roba che succede ai mesi che hanno una certa età, che dopo un Sì, piedino sì. si lasca, si rompe, Sì, per non carità. si può, No, io cioè, devo pensare se le più fragili un camper, anche del genere, camper da piuttosto che genere. una casa, no? Cioè, tu capisci? Una casa da 20 anni. Dai, Anche una casa da 20 anni che superi. stessi rotture dei coglioni che mi ha dato sto camper qua. Ma Fidati che una casa da 20 fa anni sta capire, non per so. partite. Quando che ho rifatto il bagno da casa mia, sembrava una sciocchezza. E invece, quando che pigliai in mano la roba, ho toccato rifare tutto. No, per capire, giustamente, non per contraddire quello che ha scritto nei commenti o far sarcasmo, eccetera. Proprio per capire No, no, effettivamente cioè, come tutto rottura dei dopo 20 coglioni. anni bisogna rifare. Boom, 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 boom. Quindi sì, tubature in ogni caso, sì, puoi rompersi anche in tena casa, insomma. Boh, puoi anche scoppiare, Il insomma, frigo, chiaro. testimonio mi, che insomma anche il frigo di casa lo può cambiare. Sveglio di casa, per orologi, dura sì e no, 10 anni No, se dura quella poco. le dura 30 e passa anni, Ma il quelli eri frigo. fighi da una volta? Frighe una volta, Quindi esatto. adesso mi dura il mio 30 anni, dura No, sì e no, 10. esatto. Adesso no, il consumismo, come fa? Sai che il Ma non per consumismo. scherzo. Italia, ma da zero a rompi i coglioni. Quanto solio rompere i coglioni qua a casa del Mirko? Cioè, lanciamo sto sondaggio. Cioè, a scala se proprio da zero, Il eh? silenzio del Mirko significa chi ta ci No, acconsente. no, 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 scusami. ma già mandato a cagare prima in macchina, però gli ho spiegato che comunque a me dà fastidio essere troppo qua, cioè perché sembra quasi un approfittare, hai capito? E a me sta roba insomma dà un fastidio, insomma, ecco. Quindi ho detto, ecco. Tutta manda cagare da nuovo. No, insomma. Chissà se sbaglio Italia da un sottingrio. Nel frattempo, Singh hanno deciso di cambiare tutte le guarnizioni, diciamo invecchiate, con queste qua in acciaio inox. Così, perché mi piace a casa mia avere le robe pulite e nuove tenute bene, è proprio una roba mia. Adesso credo avremo un grande problema perché Mirko ha richiesto supporto dalla mia memoria. Cioè, prendiamo un Questo secondo, a memoria del Singano. era questo va Cosa? a girare così. Ah, come? E beh, per forza no, se vai istinto, che so.
Così, no, fermo là. Italia se aggiorniamo che fendo misteri. Aspetta, il discorso che ti facevo sul predicare bene razza normale di Singalo, no? Che bisogna sempre fare foto e robe prima di mettere in mano per capire dove vanno, no? Le viti, dove sono le chiusure, i colori dei cavi, eccetera. Difatti anche stavolta non ho fatto foto, quindi adesso non sappiamo dove cazzo mettere in mano. No, no. Ma ci arriviamo. Da bravi ragazzi intelligenti che arriviamo. Tradotto in lingua volgare, da bravi ragazzi intelligenti ci arriviamo. Sì, comunque tornando al discorso, no? Quando si diceva che Mirko fa di tutto a parte infiltrazioni, credo che non serve starla tanto a spiegare, lo hai visto insomma nelle varie puntate che qualsiasi roba Mirko sistema insomma. Cioè è possibile che uno faccia queste puntate qua? Ma non lo so Italia se è possibile o non è possibile, in ogni caso nell'eventuale remotissima possibilità che tutto ciò fosse possibile, cioè che fosse possibile fare veramente sti video, ok? Volevo rendere partecipe un po' così ignoti e conoscenti che ho messo praticamente a bagnomaria con lo sgrassatore il fondo, perché comunque per quanto è uscita acqua, ma era acqua dello scarico, insomma era acqua sporca, dopo asciugo ovviamente, e via l'ozonizzatore lì al biossido di azoto e via, basta, che così chiudiamo adesso. Op. E anche questa è fatta, ma che ben che sto qui corni, no, è per pirezza da muso. Lele, borale omosessuale! Cazzo, scusami, ieri devo smontare il water. Mi sono smentegato. Va bene, allora dammi mettere nel pomeriggio, va. Siete libera perché ho da mettere in piedi il lavoro che ti dice tempo in drio quando che si sa visto. Parmi, quel parmi no, quel parmi amico. Ah, quel che. Quel le vende i cui. Quel parmi, sì, esatto. Mi ero squacco su una uva. Cioè, quindi qui chi fa tanti pincioni con queste braghe da diesel eccetera, in realtà è roba veneta. Sì. Più veneta di qui? Ah, è roba. Ogni tanto fa qualche regalo al comune, regalo il comino, Sì. Beh. Polmini, macchina, dipende. Dipende. Quello che ha bisogno del comune è un regalo. È bocciodomo per i vecchi. Ah. No, non hai fatto riscaldante. Sono zio. E ha fatto tutto l'allestimento del bocciano per 100 paesi anziani lì. Beh, ma uno che l'ha una multinazionale del genere, regare un bocciodromo è come regare un pacchetto di cracker. Esatto. In proporzione. Manca se non scarico, in proporzione è come un pacchetto di cracker. Sì. Perché 4.000 persone fa pranzo per tutti. Ah, vedi, dai. E cucina lui. Ah, ma vi anche la fabbrica di diesel qua? Qua, è una qua morostica. È nata qua. Ah. È che se... No, appunto io è nata. Io ho posto qua la fabbrica che era ex moto dell'Avar da avere. Che hai comprato? Sì, no, non li faceva. È 23 lì. Non che ha comprato, Guarda, guarda ti come che cambia storia, Ma che cosa è il logo americanino? Se per suo ti ricordi il marchio americanino? L'ho sentito, ma ricordi molto confusi perché no. È stato il primo marchio su, dopo disegno fuori il marchio diesel, ma prima era americanino. Esiste ancora il marchio americanino, È una persona amore. Ah, sì, sì. È sopravvero, E se persone che te che parli, cioè è proprio classica persona che si sente a mangiare con te pan, esame e bere cotto di vino, praticamente non cambia niente da grandesse e cambia gli arti. Quando ti sei mancato il disco, la mattina i discorsi fatti, no? E penso, passo fra lei o su moglie. A me si deve fare gli iPhone. Però, se sei grandisse, anche sua nevoda, gli riesco a comì, che sua gestisce e la nevoda gestisce... Tutti i negozi qua, lo hai il manager qua. Ecco. Però quando che serve, su zio Vittorio in elicottero, e a porta su vicino, sta parlando così. Ne usa macchina, ha due elicotteri, usa come macchina elicotteri. Ne costa tanto, in lire costa 1 miliardo. Cioè, sai, i riconi a macchine più costose è un elicottero. Ma era un mangusto di qui, grandi, dove anche andare? Ecco. Ega, robetta. Sì,
possiamo fare se il camper elicottero. Tra l'altro che trovo, si fai problemi in parcheggio, per carità di Dio. No, no, parcheggio no, io basta attarare. Sì, vabbè, ma non è che te poi cioè, va a venire a trovare te, come cazzo fai? Attarare sul campo lì, c'è poi. Ah, che io con la mia casa qua, io attarare sul, sul campo di casa. Forse? Sì, che sono un posto, ma lei... Cioè, vuoi andare a vedere, non so, un castello? Vedi da Marostica, vuoi vedere il castello Marostica dove parcheggi? No, dopo te... Chi te rompi i coglioni? No, vedi, meglio, meglio il mio, vedi tu. È come che... Sì, chi che si incontenta? È come il discorso di Renzo, ad esempio. Sentite, vai a Rosà, che è la squadra del calcio del paese. Adesso non lo so, questo periodo, ma... Tempo fa succedeva che ti il venerdì sera che stavi io che andavo a giocare a calcio con i tosati del paese. Ma dopo si è comprata una squadra di calcio, è di Vicenza, mi sembra. A calcio Vicenza è suo, ecco, a calcio Vicenza è suo. Ecco, che un pensa, vabbè, americane, strafatoni, eccetera, invece è una roba nostrana. Nostra. Aspetta, perché ce l'avranno fatta i nostri eroi a sistemare il water? Ma forse che sì, grazie a Mirko e a Valerio. Anche perché appunto c'erano anche altri tubi che con l'età sono saltati o comunque anche le guarnizioni a cambiare, quindi abbiamo rimesso proprio completamente a nuovo tutto l'impianto. Nel frattempo, no, perché bisogna anche raccontare, perché insomma comunque quando fai un video sei in compagnia di qualcuno e dopo lo lasci là da solo e continui a fare le tue robe, questo qua dice ok, mi sento un po' trascurato, e quindi anche nei video dobbiamo stare un po' dietro, no, a raccontare la storia. Tra l'altro, tu mi dirai, perché il Mirko sta mettendo mani nel motore? Non sta proprio... fai mi Mirko! Non sta proprio mettendo le mani nel motore, ma sta controllando dov'è l'alternatore e altre due cosette, perché ti anticipo... Anzi, cioè, adesso un fiale suspense, tipo le femmine, che in futuro ci sarà una cosa molto, molto interessante. Che altro scioretto invece sconto è il zio di Mirko, che sarà un prossimo camperista, quindi le devo vedere un attimo come gli è fatto i camper a lui. No, scherzo, stanno cercando l'alternatore per quel discorso che ti dicevo. No, aspetta, ecco, vedi tu, perché no, bisogna sempre trovare un po' una fine, sennò dopo giustamente ci restano anche male a vedere sempre questi video che finiscono senza senso, quindi... Salve a tutti, ci vediamo la prossima volta. Esatto. E anche Mirko, grazie infinitamente di tutto, anzi aspetta, così voglio. Mirko, grazie infinitamente di tutto. Ok, ok. Amore bello, aspetta, perché molti mi chiedono come mai non c'è il CP. Io ho fatto anche una puntata, dopo ve l'ho cancellata perché ho detto no, è noiosa, sono cazzi miei. Praticamente sono andato a rifare il test per vedere se ero guarito dalle malattie. Una è guarita, l'altra no. In più ne ho presa un'altra e nuova ancora. Quindi c'è un qualcosa che ho al sistema immunitario che mi fa prendere un casino di batteri, virus, eccetera. Quindi poletto, anche il cane dai, te li attacca. Comunque vabbè, lei qua è strafelice, vedi, ha il giardino enorme per correre di là, tutto quanto qui, esatto, c'ha le sue cucce, vedi la cuccia qui bendata con l'arma flessile, il tuo bello poltrona, non gli manca ovviamente da mangiare, non gli manca la compagnia, tutti giocano con lei, le danno da mangiare e lei è felice, insomma se la vive, perché anche per un cane, insomma, sai, tenerlo dentro un camper, questo era il video che avevo fatto e poi si aveva preso con le pinze, perché purtroppo molti potrebbero non capirlo, è una scelta un po' egoistica, perché se il cane vuole star con te, no, ok, però poretta, ridurla dentro un camper, per loro che hanno bisogno di moto costante, quindi tutto il giorno camminare, spostarsi, eccetera, è abbastanza frustrante, no, vero CP? E lei qua è strafelice. Io ovviamente me la riporterò più avanti, però adesso aspettiamo un po', adesso è fine marzo, io il 4 aprile avrò i risultati dei 60.000 esami che mi hanno fatto e vediamo che altre malattie ho, che altri problemi ho, che altre allergie ho, in modo tale da tornare un po' anche col CP, vero Stellina? Perché poi arriva estate e in campo non si può più stare, quindi bisogna farci qualche bella uscita, bella gioia. Tieni conto che comunque spussa come il male, sia di alito che di scorese, vero gioia? Fai tante scorregge e pussone, guarda, tante scorregge e pussone, guarda, pussone, pussone, scorregge, scorregge, uccio, adesso che si incazza, uccio, scorregge e pussone,
Caro mio cane mossiccio, e così insomma, beh, aspetta che spingo la torcia che le dà fastidio. Eccolo. Vai, signori!